Buongiorno, io sono Giulio Vitali e queste sono le Space Collations. Ah sì, è tornata la sedia, perché? Perché quando si parla di argomenti scottanti bisogna stare belli seduti. Oggi parliamo di Beyond Good and Evil 2, a grande richiesta da parte di Nonno Limone e Oiram Oiram. Avendo scelto un solo tema questa settimana, voglio sviscerarlo il più possibile, raccogliendo le critiche che mi sono state fatte allo scorso episodio sulla vaghezza delle informazioni, che ci tengo a dire erano non propriamente vaghe, perché sebbene ipotizzabili non vuol dire che si sia a conoscenza di una serie di fatti, cosa che invece nel mio caso è così. Ubisoft e Nintendo sono partner commerciali da molto tempo, basta guardare al passato, prima di approfondire Beyond Good and Evil 2 analizziamo i fatti. Ubisoft è sempre stata in prima linea nei lanci degli hardware di Nintendo degli ultimi anni con titoli esclusivi, al di là del loro successo. Poi il supporto è andato calando a fronte di scelte commerciali su franchise più o meno performanti. Michel Ancel è molto vicino a Nintendo, tanto che è stato l'unico developer occidentale ad essere testimone ufficiale per Super Mario Maker, con la creazione di un livello apposito. Michel Ancel è l'ideatore di Beyond Good and Evil, il cui seguito ha decisamente poco materiale pubblico. Dal punto di vista tecnico, il seguito si attestava su macchine della scorsa generazione. Questo va detto per non escludere un posizionamento di Nintendo sia su Wii U che su NX. A fronte di tutti questi fatti, che sono comunque reperibili sul web, mi sono messa alla ricerca di informazioni riservate riguardo a Ubisoft. Ubisoft, nonostante sia una delle poche software house con sede operativa anche in Italia, è un osso abbastanza duro in quanto a sicurezza e informazioni. So per certo che Nintendo ha fornito alla casa produttrice la possibilità di accesso agli SDK di NX, come scrissi tempo fa. La progettualità per NX, dunque, è stata avviata e sono in grado di confermare che Michel Ancel ha avuto modo di approcciarsi a NX. Beyond Good and Evil 2, ed è qui il nocciolo della questione, allo stato attuale rimane un progetto congelato di Ubisoft, che ha attraversato NX come benchmark prestazionale. Nintendo è interessata al prodotto, avendo anche avuto il primo su GameCube, ma il finanziamento non è ancora finalizzato. A ciò aggiungiamo che Ubisoft non ha fatto richiesta a Destructoid di rimuovere il rumor, viene specificato infatti da Destructoid e mi è stato confermato da Ubisoft stessa. Infine, una delle fonti del rumor, Gino, ha riportato più volte fonti meno affidabili. Succede, come succede anche a me qualche volta, di venire a conoscenza di possibili progetti da fonti meno concrete. Gli stessi rumor di NX trasmessi da Geno si sono rivelati essere in un thread di 4chan per quanto riguarda appunto quelli di NX. Dunque, in conclusione, Beyond Good and Evil 2 su NX è possibile? Sì. È certo? Assolutamente no. Tutto dipenderà dall'interesse di Nintendo e Ancel nel voler prendere di nuovo in mano il franchise congelato e farlo andare oltre un benchmark giocoso per testare le funzionalità di NX, il che non vuol dire che sia stato esattamente portato, ma solo testato. Spero di essere stato più preciso stavolta. Se non ci vedremo la prossima settimana, sarò diventato sushi, rigorosamente fruttato alla susina. Questo è lo show per questa settimana. Per tutte le domande scrivetemi a giulio.vitali@nintendo.it, inviate un commento sul video di YouTube o su Discuss di seguito all'articolo. See you next time.